state suggerendo voi di Consultic ai vostri clienti in questo momento? Allora, innanzitutto devo dire chi sono i consulenti indipendenti, nel senso noi siamo Questa settimana è un'orgia di consulenti indipendenti, vi abbiamo messo Ah, vicini, perfetto. due addirittura in trasmissione, non si Esatto. era mai visto. Ci accoppieremo. No, allora, cioè noi in sostanza per noi l'ideale sarebbe che ogni investitore potesse acquistare e negoziare qualsiasi strumento al prezzo migliore ovunque si trovi e con la possibilità di poter disporre di ricerca, analisi e consulenza. Oserei dire anche scaricabili dalla dichiarazione dei redditi, questo sarebbe Il non plus ultra, esatto. l'Eden del consulente finanziario. Esatto. Vedremo, ci arriveremo, ritengo col tempo anche in Italia finalmente potremo arrivare probabilmente, ritengo, a questo tipo di scenario. No, per quanto riguarda la domanda, l'asset allocation, chiaramente il cliente che si rivolge a noi è un cliente che ama la tranquillità e soprattutto e non ama la volatilità, vuole stare sereno, vuole stare tranquillo. Noi ad oggi consigliamo di mantenere un quarto, un quinto del proprio patrimonio su strumenti azionari, in particolare cercando di individuare gli strumenti più efficienti tra ETF e Fondi fondi comuni. comuni con gestori realmente attivi, scegliendoli ovviamente con delle metodologie indipendenti, e poi diamo spazio alla liquidità, quindi la volatilità che c'è in questo momento potrebbe portare a momenti in cui ci sono delle occasioni da cogliere, quindi ben venga avere un po' di liquidità. E per quanto riguarda la parte obbligazionaria, corta, duration corta, e anche diciamo, strumenti obbligazionari con strategie alternative, proprio per anche qui cercare l'abilità del gestore nel posizionarsi in un mercato come questo, dove di fatto si sta navigando un po' a vista. I vostri clienti, quali sono le loro richieste più comuni? Allora, i clienti che si rivolgono a noi in genere sono clienti con, sono famiglie con patrimoni di una certa dimensione, sono ereditieri, sono imprenditori, sono investitori che hanno anche una certa cultura e una certa passione per la finanza. Ecco, in questo momento il tema principe credo sia il bail-in. Di fatto oggi l'investitore, anche con patrimonio estremamente complesso e importante, ha il terrore che la propria banca possa avere dei problemi, possa non essere solida. Questo è il primo tema. Il secondo tema che ci troviamo quotidianamente ad affrontare è il fatto che questi clienti vogliono avere il proprio patrimonio protetto, in termini proprio, vogliono la protezione del patrimonio. Cioè ci chiedono, ci dicono: noi non vogliamo rischiare, io non voglio rischiare, non mi interessa, Non tanto il non mi rendimento, ma la interessa, conservazione del esatto, capitale. voglio proteggere, esatto, il mio patrimonio. E molte volte ci chiedono una sorta di second opinion sul portafoglio prodotti che hanno acquistato, e in questo caso ci richiedono delle perizie miranti proprio a andare a vedere l'efficienza degli strumenti che hanno appunto acquistato presso il proprio intermediario. Finalmente è diventato una realtà l'albo unico dei consulenti finanziari, appunto. Ma allora, Luca Mainò, possiamo finalmente spiegare ai nostri telespettatori chi può fare consulenza oggi? Allora, l'albo è diventato ormai una leggenda metropolitana, nel senso che fino a quando non lo vedremo, cioè non ci crederemo. Adesso è diventato legge, quindi vedremo. Adesso Consob sta redigendo il nuovo regolamento per questo organismo. Probabilmente entro l'estate dovrebbe anche essere messo in consultazione pubblica questo nuovo regolamento. Vedremo. Diciamo, in linea di massima si pensa a un primavera 2017 come ufficializzazione del tutto. Perché in questo momento pochissimi risparmiatori possono accedere alla consulenza? Perché la consulenza è, come dire, nell'ambito di una ristretta cerchia di privilegiati? Perché è stata bloccata dalla normativa, perché in Italia si è per 10 anni bloccato, come dire, l'evoluzione di questa figura professionale, di questo servizio, e adesso, ad oggi, dopo la MiFID 1, dopo 10 anni, finalmente speriamo che la cosa possa partire. Chi è che può fare consulenza? Ma oggi come oggi ci sono
ovviamente gli intermediari, quindi le banche, e dall'altra parte ci sono i consulenti indipendenti. Non esistono in Italia i broker di prodotti finanziari, perché i promotori finanziari sono agenti monomandatari, quindi non sono broker. Non esistono quindi soggetti di questo genere, quindi esistono da un lato appunto gli intermediari, le banche, dall'altro i consulenti indipendenti. Adesso con questo nuovo albo che partirà, no, ci sarà anche la possibilità finalmente per gli addetti ai lavori, quindi per i private banker, per i promotori, per tutti coloro che operano all'interno del settore, ci sarà la possibilità di fare una scelta, quindi di dire: bene, posso lavorare per il mio cliente e farmi remunerare direttamente dal cliente, o preferisco rimanere all'interno dell'intermediario, quindi della banca. E a questo punto finalmente ci sarà questa possibilità di scelta, quindi anche gli operatori potranno diventare dei professionisti indipendenti. Medie imprese italiane, le PMI, magari non quelle quotate allo Star, quelle ancora più piccole, potrebbero migliorare i propri bilanci con il supporto di un buon consulente finanziario? Sì, c'è un fenomeno che si sta sviluppando negli ultimi anni in particolare, ma è già nato, diciamo, intorno al 2006-2007, dove le piccole imprese, cioè i piccoli imprenditori, hanno finalmente capito che non possono fare tutto, quindi devono avere per forza qualcuno in azienda che si occupi banalmente dei rapporti con le banche, e quindi in questa logica sta nascendo, è nata e si sta sviluppando quella che noi chiamiamo una figura del CFO in outsourcing, ossia una sorta di direttore finanziario che è un braccio operativo dell'imprenditore, quindi è un fiduciario che segue tutti i rapporti con il sistema finanziario, bancario, e che è pagato dall'imprenditore a parcella, non è un dipendente, è un consulente esterno. Ecco, l'obiettivo di fatto di questo professionista è appunto quello di presidiare quest'area, l'area finanza, all'interno delle piccole e piccolissime imprese, e nello stesso tempo quello di mettere in atto delle strategie, delle tecniche in modo tale che l'azienda acquisisca un maggiore potere contrattuale nei confronti del sistema bancario, no? Quindi banalmente migliorare il proprio rating, quindi migliorare la rischiosità che una banca, un sistema attribuisce all'impresa, aumentare quindi la possibilità, il proprio merito creditizio, detta in maniera molto molto semplice.